Il veganissimo spiedino di tofu, zucchine e melanzane. Ciao amici, ecco una ricetta estiva, detox, dimagrante e adatta a tutti, vegani e non vegani. Vi propongo gli spiedini vegetali più leggeri ma anche ricchi di proteine che abbiate mai assaggiato. Ricetta vegana per 3 persone, ecco come si prepara. Una zucchina grande, una melanzana media, 4 pezzi di tofu alla piastra, uno spicchio d'aglio grattugiato, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, un cucchiaio di crema di aceto balsamico, un cucchiaino di olio extravergine di oliva, un quarto di cucchiaino di sale himalayano. Li preparo per le mie cene estive in giardino. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Prima scaldate la griglia. Per prima cosa occorre preriscaldare la griglia portandola a una temperatura media. 2. Poi preparate il condimento. Unite aglio, olio extravergine di oliva, sale himalayano in una ciotola grande. Aggiungete zucchine, melanzane e tofu tagliati a dadini e mescolate per condirli bene. 3. Ora componete gli spiedini. Meglio mettere tofu e verdure su spiedini separati perché il tofu è più delicato e tende ad attaccarsi alla griglia. Infilate alternativamente zucchine e melanzane su 6 spiedini riempendoli in modo uniforme. Infilate il tofu su 3 spiedini. 4. Cottura sulla griglia. Cuocete le verdure girandole ogni 2-4 minuti per 10 minuti totali fino a farle ammorbidire. Fate grigliare il tofu per 10 minuti. 5. Presentazione finale. Una volta pronti gli spiedini, spolverateli con il lievito in scaglie in modo uniforme e per il tocco creativo dello chef versate la crema d'aceto balsamico su tutta la lunghezza degli spiedini. Potete mantenere gli spiedini interi oppure servire tofu e verdure alla griglia su un vassoio come vi piace di più. E adesso gustatevi gli spiedini di tofu, zucchine e melanzane con la crema di aceto. Suggerimenti veloci. 1. Oliate la griglia prima di usarla così non si attacca il cibo, utile soprattutto nel caso del tofu. Basta ungere un tovagliolo di carta e strofinarlo sulla griglia. 2. Usando il lievito alimentare in scaglie come insaporitore è meglio ridurre il sale aggiunto. Che gustosi e che leggeri! Proprietà degli ingredienti principali. Il tofu, oltre a essere molto digeribile, è ricco di proteine, contiene pochi grassi e carboidrati, molte vitamine e minerali antiossidanti. Le zucchine sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico, senza grassi saturi né colesterolo, ideali per il detox e la dieta. Le melanzane sono diuretiche e drenanti, contengono minerali come potassio, magnesio e fosforo, oltre che vitamina A, B e C. Il lievito in scaglie è un ottimo insaporitore, fonte di vitamine, anche della B12, minerali, aminoacidi essenziali e fibre. L'olio di oliva extravergine è antiossidante, protegge fegato, cuore, arterie e migliora le attività cognitive. La crema di aceto balsamico è un condimento raffinato, delizioso per la sua consistenza cremosa, ha proprietà astringenti e disinfiammanti. Il sale himalayano nelle giuste dosi è ricco di sodio, minerali e dà energia. Quindi, buoni spiedini a tutti! Per vedere tante altre buone ricettine, iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Mangia consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!